nel merito dei lavori, dei nuovi strumenti di pianificazione. Buon lavoro, ci vediamo più tardi. Grazie. Bene, mi sentite? Sì. Allora, come abbiamo un po' anticipato, qualcuno di voi già lo sa perché questo incontro nasce, come diceva il sindaco, anche da una rinnovata collaborazione con gli ordini professionali, in particolare con l'ANCE, con le diverse rappresentanze. E abbiamo pensato di organizzare questo incontro proprio per iniziare una fase nuova di, in questo momento, di presentazione e di illustrazione dei nuovi strumenti urbanistici. Ribadisco, mi dispiace perché questa mattina la mancata presenza di molti tecnici, quali per esempio forse i geometri che sono impegnati in un altro convegno, ma non avevamo altre date e, come ho anticipato all'inizio, ci siamo trovati anche nella esigenza di dover iniziare da subito questo percorso, perché abbiamo urgenza tutti, noi come uffici e i professionisti e quindi i cittadini, di cominciare a capire, conoscere, capire e quindi avere dimestichezza delle nuove norme e quindi dare subito gli strumenti, soprattutto in questo caso all'esterno, verso i professionisti, per poter cominciare a orientarsi e a conoscere questi nuovi strumenti. In realtà gli strumenti sono tre. Sono la ZAC, il piano di zonizzazione acustica comunale, il PSC, il piano strutturale, e il RUE. Intanto volevo anch'io, come dire, associarmi un po' ai ringraziamenti del sindaco, in particolare ringraziando tutti i miei collaboratori, tutti. Devo dire che in questo senso è stato fatto uno sforzo importante, perché forse, come vi ricorderete, la fase di adozione è stata gestita sostanzialmente con l'apporto di una consulenza esterna, una consulenza di professionisti bolognesi e di Parma, e sul quale, che ha prodotto poi quello che è stato il piano strutturale adottato e il RUE adottato. È stata fatta una scelta diversa per tanti motivi, una scelta che ha portato a dotarsi come uffici di tutta la strumentazione, intanto di tipo informatico, perché non lavoriamo più, come sapete ormai da tempo, con AutoCAD, ma con ArcView e ArcGIS, e in più anche perché ci siamo organizzati internamente senza collaborazioni esterne, fatto unica eccezione per una consulenza legale con l'avvocato Gualandi. Per cui devo dire che ci siamo rimboccati le maniche, i miei si sono rimboccati le maniche, e praticamente, non lo possiamo dire in maniera così, come dire, evidente, ma chi controllerà i due strumenti, il piano strutturale, la ZAC anche, il RUE, adottati rispetto a quanto approvato, troverà sicuramente notevoli differenze. Questo in particolare significa che la struttura degli uffici comunali sono assolutamente in grado di gestire, programmare, redigere strumenti così complessi, e questo è sicuramente una soddisfazione nostra e speriamo di grande aiuto, perché evidentemente anche le nostre conoscenze specifiche, dirette, di questi anni nei rapporti con la pianificazione e con l'edilizia ci hanno consentito di poter avere tutta una serie di informazioni che diversamente all'esterno non possono essere così approfondite, per cercare di realizzare, avremo fatto anche noi sicuramente errori, perché questo è nella realtà dei fatti, chiunque fa comunque ha un margine di errore, ma siamo abbastanza convinti di aver lavorato anche conoscendo bene i problemi, quindi cercando di affrontarli e di risolverli anche nelle linee che il sindaco evidentemente ha tracciato nel suo intervento introduttivo. Vorrei anche ringraziare gli ordini, in particolare tutti, ma anche sinceramente anche gli architetti, che questa mattina per diverse collaborazioni hanno aiutato questa giornata, e devo anche dire che a questa giornata, come dicevo prima, è soltanto l'inizio, quindi sarà una prima giornata orientativa, cercheremo di entrare
vediamo il tempo anche in aspetti più di dettaglio, ma senza esagerare, perché il programma che ci siamo dati insieme agli ordini è quello di programmare a breve, di nuovo quindi, una serie di incontri, 5, 6, 7, quelli che saranno necessari, poi vedremo anche di integrarli, potrebbe teoricamente diventare un metodo, poi lo vedremo, incontri che penso saranno organizzati, finalizzati soprattutto al RUE come strumento di maggiore interesse, ma molto operativi, quindi faremo degli incontri, adesso probabilmente la sede dell'SGR, insomma sale comode e anche per ospitare una platea piuttosto numerosa, e cercheremo insieme di conoscere, di darvi gli strumenti per leggere, conoscere, capire il più possibile, in particolare, come dicevo, il RUE, direi, poi vedremo anche, quindi faremo degli incontri che saranno già per temi specifici, quindi parleremo a volte, una volta del centro storico, una volta della zona turistica, una volta del territorio rurale, quindi individueremo gli argomenti in accordo con gli ordini, anticiperemo quindi gli argomenti e addirittura pensavamo proprio nel dettaglio anche le pagine a cui farà riferimento il convegno stesso. E i convegni saranno, come quello di questa mattina, registrati e saranno pubblicati sia nel sito del Comune e grazie alla disponibilità degli ordini anche pubblicizzati attraverso i singoli ordini. Quindi con tutta comodità, quando i cittadini, i tecnici vorranno, potranno rivedersi e riascoltare i singoli convegni. Tutto questo perché? Perché il nostro auspicio è quello, come diceva prima anche il Sindaco, di cominciare una fase nuova. Noi abbiamo vissuto insieme dentro gli uffici e fuori, per chi ha avuto rapporti con noi, periodi piuttosto complessi, perché evidentemente il piano regolatore datato, insieme a tutte le novità normative e le interpretazioni, hanno creato nel tempo situazioni difficili da gestire per tutti, e mi riferisco in particolare alla poco piacevole abitudine del ricorso alle interpretazioni, interpretazioni addirittura personali, neanche ufficiali. Questo ha comportato ritardi, perdite di tempo, informazioni richieste all'uno, all'altro, non sempre probabilmente neanche coerenti tra di loro. E quindi noi abbiamo cercato, attraverso questi nuovi strumenti, e punteremo molto su questi nuovi strumenti, affinché questa situazione cambi radicalmente. E cambi in che senso? Cambi perché, come vedete questa mattina e come inizieremo con i prossimi convegni, noi ci impegneremo insieme agli ordini a rendere il più possibile chiaro e di patrimonio comune tutte le letture, le interpretazioni, le decisioni rispetto all'applicazione delle norme. Quindi abbiamo già iniziato a formare un tavolo tecnico. Questo tavolo, come stamattina e i prossimi convegni, abbiamo già pensato debba raccogliere tramite gli ordini tutte le richieste di carattere generale, speriamo eventualmente anche specifico, che possono venire dai diversi tecnici. Queste richieste verranno portate al tavolo, verranno esaminate, e su ogni richiesta sarà formulata d'ufficio la risposta. E tutte le risposte saranno pubblicate sul sito del Comune e probabilmente anche sul resi disponibili, spero, dagli ordini. Quindi ci sarà la possibilità, oltre che di vedere e ascoltare i convegni, avere anche vicino, diciamo così, tutte le domande e le risposte attinenti ai singoli convegni. Questo lo dicevo poco fa perché l'intendimento è quello di gestire anche internamente, poi vi dirò alcune cose rispetto a questo, in maniera diversa l'informazione al pubblico. Abbiamo pensato di dover gestire diversamente rispetto ad oggi l'informazione, concentrandola su alcune persone,
Quindi ho costituito un ufficio specifico di coordinamento rispetto alle informazioni, al quale collaboreranno poi i due responsabili di procedimento delle pratiche edilizie, e questo ufficio è deputato, soltanto queste tre persone saranno deputate a dare informazioni ai tecnici rispetto alle normative. I collaboratori tecnici che avranno l'istruttoria, il compito dell'istruttoria delle singole pratiche, potranno invece dare solo informazioni sulle pratiche specifiche a loro carico. Io chiederei, approfitto dell'occasione quindi, anche di aiutarci in questo senso, perché avere una platea di tecnici che può dare molte informazioni non omogenee non è utile per nessuno, né per voi né per noi. Quindi più sarà possibile, più riusciremo insieme a collaborare in questo senso e più ne trarremo tutti dei vantaggi, perché le informazioni che saranno date al pubblico di carattere normativo, di interpretazione della norma, saranno evidentemente date al singolo tecnici, saranno pubblicate, come dicevo, e saranno gestite in maniera coordinata. Quando poi ci saranno delle difficoltà interpretative, saranno sottoposte al dirigente, all'architetto Valdisserri, a me personalmente, daremo delle disposizioni d'ufficio che di nuovo saranno pubblicate sul sito, o addirittura, se ce ne sarà bisogno, faremo la procedura dell'autorizzazione, della interpretazione autentica di consiglio comunale, sempre quindi pubblicata. Lo scopo è di dare a tutti tutte le informazioni possibili, quindi informazioni omogenee, valide per tutti, che siano a conoscenza di tutto. E questo implica evidentemente uno sforzo, un impegno di studio, diciamo proprio così, da parte dei tecnici, perché evidentemente non saranno più tollerati richieste generiche, che molto spesso purtroppo vediamo, che denotano una scarsa conoscenza delle norme. Questo lavoro quindi che ci apprestiamo ad avviare con l'incontro di oggi, che proseguirà nei successivi incontri, è proprio finalizzato a diventare uno strumento operativo e di supporto e di stimolo per i professionisti, affinché ci sia questa crescita di conoscenza delle norme, perché l'idea, insomma, principale, quella che diciamo sempre, è quella che il professionista redige il progetto sulla base delle norme e gli uffici comunali controllano, istruiscono la pratica, e quindi devono avere gli uffici un ruolo diverso da quello che secondo me è stato fino adesso. Quindi è un impegno importante, un impegno che ci vede tutti pensanti rispetto alle possibili opportunità. Alcune cose adesso infatti ve le stiamo già raccontando, ci saranno delle novità anche dal punto di vista organizzativo degli uffici, dei rapporti con gli uffici. È chiaro che riducendo, come dire, la pressione del pubblico sugli uffici, perché i professionisti avranno maggiori strumenti per operare, riusciremo a essere anche molto più tempestivi ed efficaci nello smaltimento delle pratiche edilizie, perché evidentemente se noi abbiamo 10 ore di tempo, dedicare 10 ore, 8 al pubblico e 2 per le istruttorie, abbiamo determinati risultati. Quindi l'obiettivo è anche quello di velocizzare e migliorare il servizio di istruttoria ed approvazione dei diversi titoli edilizi. E detto questo, io intanto, come dicevo, oggi parleremo più o meno velocemente di tutti e tre gli strumenti, quindi anche la tonizzazione acustica insieme al PSC e al RUE. E la prima informazione che voglio dare, poi la vedrete un po' ripetuta, è che il 6 di aprile, quindi prossimamente, tutti e tre strumenti saranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna e pertanto, come per legge, diventeranno efficaci. Da quel momento, poi ve lo spieghiamo meglio, riusciremo in gran parte, ancora non del tutto, ma in gran parte, a mandare finalmente in pensione il vecchio piano regolatore. E quindi ecco l'esigenza di partire subito
con la conoscenza il più possibile approfondita dei nuovi strumenti urbanistici. Voi sapete che l'attività di pianificazione è un'attività riservata, contingentata, quindi il lavoro di elaborazione, di rielaborazione sia del PCC e del RUE è stato fatto con grande attenzione all'interno del nostro ufficio di pianificazione, e neppure i nostri collaboratori dello sportello dell'edilizia o del SUAP erano a conoscenza delle norme che stavano per essere approvate. Quindi noi abbiamo internamente già iniziato una fase di studio dei nuovi strumenti urbanistici, in particolare evidentemente del RUE, per consentire ai nostri collaboratori di essere da subito, appena approvato in Consiglio Comunale il 15 di marzo, il nuovo strumento, di cominciare a conoscerlo e quindi poterlo gestire. In questa fase abbiamo chiesto, comunicato, che evidentemente per dedicare questo tempo allo studio avevamo anche bisogno di ridurre l'orario di apertura al pubblico. Di questo mi scuso, ma spero sia compresa l'esigenza. Così come adesso, mentre prosegue la fase di studio interna, ci stiamo dedicando anche a questa fase di studio esterna. E tutti gli strumenti urbanistici che abbiamo in esame li trovate già da diversi giorni pubblicati sul sito, poi vi facciamo vedere esattamente dove andare a vederli, digitando semplicemente www.pscrimini.it troverete il link dedicato alla pianificazione, poi con le diverse tendine Lorenzo vi aiuterà a capire e a vedere le slide relative ai diversi strumenti. Troverete tutto, quindi troverete sia le fasi, gli atti e i documenti elaborati di adozione che quelli di approvazione. I nuovi strumenti, come dicevo prima, sono tutti digitali, anche le delibere sono tutti atti digitali. Ci stiamo preparando, perché voi sapete che da agosto tutte le pubbliche amministrazioni dovranno essere informatizzate, non ci dovrà più essere la carta. È un problema enorme, soprattutto per noi all'interno di amministrazione, che evidentemente abbiamo le nostre abitudini, ma penso anche per voi, perché anche voi continuate in gran parte a presentare le pratiche edilizie ancora in formato cartaceo. Ma a breve dovremo tutti essere attrezzati e formati per invece gestire anche le pratiche edilizie in formato digitale. Il Comune di Rimini è allineato con il programma SIEDER della Regione, la piattaforma SIEDER, ha un suo programma specifico Civilia, che è già attivo, quindi alcuni professionisti stanno già presentando le pratiche in formato digitale. Parlando anche con il collega Valdisserri, nel giro di un paio di mesi testeremo meglio le potenzialità e magari su questo faremo anche degli incontri, direi Remo, per spiegare a tutti le funzionalità e l'operatività di questo programma, e quindi probabilmente già verso giugno possiamo presupporre che sia operativo. Questo significa di nuovo altre accelerazioni, altri vantaggi. I problemi che avete fino adesso di dover prenotare per la consegna delle pratiche, venire in ufficio, trasferirvi dai vostri uffici per la sede di via Rosa Spina, fare le code, quant'altro, sarà evidentemente superato, annullato, perché voi dal vostro ufficio farete la trasmissione delle pratiche in via informatica, saranno raccolte dagli uffici giorno per giorno, e quindi riusciremo anche in questo senso a dare un servizio e a darvi un servizio nettamente migliore. Il lavoro quindi che noi staremo per fare, l'invito che vi voglio fare quindi è anche quello di e seguirci il più possibile in questo percorso, quindi la possibilità che daremo attraverso il sito del Comune e i siti degli ordini di avere pubblicato sia tutti gli strumenti ma anche tutte le domande, tutte le FAQ che possono essere
oggetto di interesse per chiunque per l'attività di progettazione saranno disponibili, così come le eventuali interpretazioni, così come le disposizioni d'ufficio. Quindi troverete progressivamente tutto sempre sul sito istituzionale, quantomeno. E un'altra cosa che volevo ricordare, ecco, per quello che riguarda l'organizzazione interna, come dicevo, stiamo facendo delle giornate di studio interno, ma pensiamo anche, come dicevo, di organizzare meglio il rapporto con l'esterno. Quindi questo ufficio dedicato alla gestione dei rapporti per l'interpretazione delle norme e l'applicazione delle norme, ci tengo in particolare a sottolineare, dovrebbe essere il più possibile, un invito anche alla vostra collaborazione, utilizzato in forma esclusiva. Perché, come dicevo prima, le informazioni sulle pratiche già presentate in corso potranno essere chieste ai collaboratori che istruiscono la pratica, evitando di sottoporre a questi collaboratori istanze e richieste di chiarimenti di tipo generico. Se riusciamo, voi e noi, a evitare questo, io credo che riusciamo a fare, e poi lo valuteremo, lo testeremo, un salto di qualità, perché l'obiettivo principale, sul quale io da tempo purtroppo ho cercato di trovare una qualche soluzione, e spero che il RUE sia, anche per come è fatto e lo vedremo questa mattina, una soluzione sicuramente da migliorare, ma può essere sicuramente uno strumento utile per evitare quel fastidiosissimo, e lo definisco solo così, ricorso alle interpretazioni, al rapporto più o meno personale col tecnico X o Y, appuntamenti, non appuntamenti. Dobbiamo essere trasparenti, così come abbiamo fatto per le osservazioni. Questo colgo l'occasione, anche perché prima il sindaco l'ha ripetuto, forse voi non l'avete vissuto, è stato più chiarito durante in consiglio comunale con i consiglieri nella fase di presentazione e discussione di questi strumenti. Per la prima volta questi strumenti hanno avuto le 2.400 osservazioni richieste, ma non abbiamo, se vedrete le delibere, controdedotto alla singola osservazione di Tizio, di Caio o di Sempronio. Abbiamo prima stabilito le modalità, i criteri, i temi, abbiamo associato a questi le singole risposte di controdeduzione che abbiamo ritenuto opportune alla luce del master plan, delle nuove indicazioni, delle nuove norme, degli intendimenti che volevamo raggiungere, e poi abbiamo preso ciascuna osservazione e l'abbiamo inserita nella sua casella. Quindi le controdeduzioni e le votazioni che voi trovate negli atti deliberativi sono riferite evidentemente formalmente ad ogni singola osservazione, ma materialmente sono raggruppate per temi omogenei. Quindi non ci troveremo più, non troverete più situazioni, come dire, particolari, ma ogni caso nella sua similitudine ad altre è stato controdedotto nella identica maniera. Questo è evidente, penso, la finalità, lo scopo, il metodo, la logica che ci siamo dati, e credo che sia anche un fatto molto importante proprio per un ragionamento di trasparenza degli strumenti di pianificazione. Quindi una cosa alla quale teniamo e crediamo molto. La stessa cosa vogliamo cercare di portarla anche nella gestione quotidiana delle attività, delle pratiche più edilizie. Prossimamente questo ufficio, che abbiamo denominato Ufficio di Coordinamento Tecnico, che sarà gestito da Gabriele Gelfi, che è alle mie dipendenze, sarà affiancato dalla Paola Morri e da Moreno Rossi. Questo ufficio poi, come dicevo prima, ha il compito di dare informazioni, di raccogliere quindi dai tecnici anche eventuali osservazioni o stimoli o dubbi. Questi stimoli, questi dubbi saranno portati in prima istanza, se risolti dal gruppo, benissimo,
diversamente saranno portati all'attenzione del dirigente di Val di Serri o addirittura nel caso anche la mia, e su questo, come dicevo prima, saranno rese note pubbliche tutte le decisioni. È un ufficio che al momento è impegnato per la fase di studio dei collaboratori interni, prossimamente vi daremo notizia, sarà aperto al pubblico. E già vi posso anticipare che abbiamo previsto di aprirlo il martedì e il venerdì mattina dalle 9 alle 11 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Sarà un ufficio aperto al quale si potrà accedere previo appuntamento registrato via web. Saranno appuntamenti di 20 minuti. Dico 20 minuti perché vorremmo che fossero 20 minuti. Perché 20 minuti? Perché in questo modo c'è la possibilità di spiegare l'argomento, di ottenere la risposta, di dar modo di dare più risposte nell'arco della giornata e anche di rispettare le persone che hanno l'appuntamento immediatamente successivo. Quindi se c'è la persona alle 15.30, poi alle 15.50, alle 16.10, eccetera, eccetera, è opportuno, ed è anche una forma di rispetto, far sì che la durata dei 20 minuti venga rispettata da parte nostra, mi auguro anche da parte vostra, proprio per poter dare informazioni a tutti e non far aspettare, perdere tempo a nessuno. Quindi anche in questo senso, come dire, un atteggiamento, una logica che vorrei fosse, ma penso sia palese, capita per la finalità specifica. E, per quello che riguarda gli accenni che ha già fatto il sindaco, di nuovo dobbiamo, come dire, ringraziare la disponibilità degli ordini, perché abbiamo riattivato intanto un tavolo tecnico che si riunisce più o meno periodicamente, e tavolo che, come dicevo prima, sarà deputato ad analizzare insieme, valutare, proporre, portare al tavolo le diverse domande, i dubbi che ci possono essere evidentemente nell'interpretazione delle norme, e che porterà poi gli uffici a redigere le risposte e pubblicarle. Ma abbiamo anche parallelamente istituito un tavolo che si è incontrato intanto una volta sola, ma a breve dovremo riconvocarlo, per affrontare il tema assai delicato, complesso, ma ineludibile della, diciamo così, legittimazione dello stato di fatto. Tutti noi e tutti voi stiamo oggi, nonostante le norme, poi lo vedremo, che danno tutta una serie di opportunità che fino adesso onestamente non c'erano, però il problema più importante oggi diventa anche quello di rendere possibile questi interventi, perché se vi trovate di fronte a edifici che hanno delle irregolarità, diciamo così, non sono perfettamente coerenti con i stati di fatto legittimati, con i condoni rilasciati, con altri titoli abilitativi, è evidente che questo porta subito tutta una serie di problematiche che ben conoscete. Lo scopo, l'obiettivo è invece proprio quello di ridurre le espansioni in nuove aree e di consentire il più possibile gli interventi di recupero, di riqualificazione, di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, per i tanti motivi che ci siamo sempre detti, insomma, dalla sicurezza sismica, che speriamo non sia un fatto ma sia solo una preoccupazione, dai benefici per le prestazioni energetiche, dalle riqualificazioni comunque di servizi e quant'altro. Quindi l'obiettivo che in particolare il PSC, ma soprattutto il RUE, si è prefisso è quello di stimolare e dare strumenti che siano il più possibile operativi proprio rispetto alle finalità di recupero e di riqualificazione. Ma il problema della legittimazione dello stato di fatto è un problema purtroppo forte, che evidentemente non può essere risolto con un RUE comunale né con una legge regionale, ma come diceva il sindaco, evidentemente necessita di provvedimenti addirittura dell'organo statale. Quindi ci si sta lavorando, effettivamente anche come Comune di Rimini stiamo in questo momento collaborando con la Regione per la formulazione della nuova legge urbanistica. Lo sapete, credo ormai tutti, la Regione ha avviato questo processo che non è di revisione ma è di riscrittura, onestamente, della legge urbanistica,
Sinceramente nel giro di poco poi le vedremo, insomma avremo importanti novità. Intanto comunque noi siamo abituati alle novità e dobbiamo proseguire. Intanto con l'approvazione ci siamo riusciti delle PSC del RUE, tutte le varianti, le modifiche, evidentemente per quello che dicevo anche all'inizio, siamo pronti per recepirle e per renderle operative. L'ultima nota prima di cominciare la presentazione è un'informazione, anche questo è un tema piuttosto così di interesse. È stato chiuso l'avviso pubblico per la selezione dei componenti della CQAP, della Commissione, e io sto elaborando la delibera, quindi spero che nella prossima settimana, quindi fra una settimana e 10 giorni al massimo, l'amministrazione provveda alla giunta alla nomina della nuova commissione, quindi avremo il rinnovo della commissione che sarà costituito da 7 membri. Allora, detto tutte queste cose di presentazione che erano evidentemente, spero, utili un po' per tutti come informazione, cominciamo. Questa mattina abbiamo pensato di alternarci un po' negli interventi e quindi io farò una carrellata preliminare abbastanza generale sui 3 strumenti. Lorenzo Turchi invece si concentrerà più su una descrizione dettagliata del piano strutturale e della ZAC e poi riconcluderò di nuovo parlando, spiegando un po' meglio il RUE. Alla fine i lavori saranno conclusi dall'assessore Roberto Biagini. Non è un incontro esaustivo, è un incontro preliminare. Abbiamo pensato di darvi tutta una serie di informazioni generali ma di servizio e rinvieremo lo studio, la lettura, gli approfondimenti del RUE con incontri tematici, come dicevo prima, che organizzeremo però molto a breve proprio per rendere più possibile, prima possibile, operativi questi strumenti. Allora, iniziamo intanto con il piano di zonizzazione acustica. Il piano di zonizzazione acustica è uno strumento che si affianca alla pianificazione, è strettamente legato al tema della pianificazione, fa anche parte per norma del quadro conoscitivo. Noi l'abbiamo adottato nel giugno del 2015 e l'abbiamo approvato con lo stesso atto deliberativo proprio insieme alla definitiva approvazione del PSC, approvazione che è venuta con delibera numero 15 del 15 marzo di questo anno. Il procedimento, quindi, come dicevo prima, si è avviato l'11 di giugno del 2015, non ci sono state osservazioni, l'unica osservazione è stata quella d'ufficio, perché anche questo strumento è stato oggetto di una sostanziale, profonda revisione, perché evidentemente doveva è stato adottato sulla base del piano strutturale e del RUE così come adottati. Ma alla luce delle osservazioni, delle riserve delle province e delle modifiche che il sindaco ha illustrato nella sua presentazione, come sapete il PSC e il RUE hanno poi avuto delle modifiche sostanziali, e modifiche che sono evidentemente è stato necessario riproporre nella versione definitiva di approvazione della zonizzazione acustica, quindi in particolare alcuni ambiti di nuovo insediamento che sono stati esclusi tra la fase di adozione e approvazione, evidentemente anche nel piano di zonizzazione acustica hanno dovuto subire i necessari aggiornamenti. Abbiamo tenuto i 2 strumenti separati, sono stati approvati con lo stesso atto deliberativo, ma sono formalmente disgiunti. Questo per la precisa volontà di mantenere un'autonomia gestionale di questi strumenti. Quindi, qualora ci sarà in futuro la necessità di variare o il piano acustico o il piano strutturale, questo non comporterà anche adeguamenti all'altro strumento. Quindi stessa delibera, ma per problemi operativi, per problemi di semplicità, ma anche di correlazione, ma sono 2 strumenti che sono separati. E come dicevo prima, la zonizzazione acustica insieme agli altri strumenti diventerà operativa il prossimo 6 di aprile.
Il piano strutturale. Un piano strutturale, ricorderete, ha avuto una vita piuttosto lunga. Abbiamo iniziato a lavorarci nel 2007, l'amministrazione è riuscita ad adottarlo nel marzo del 2011, è stata sviluppata quindi tutta la fase prevista di legge delle osservazioni, abbiamo prolungato il periodo delle osservazioni, l'invio in provincia, i pareri che abbiamo dovuto ottenere, le valutazioni di tipo diverso che abbiamo dovuto fare anche in relazione all'assetto, alle idee, alle nuove concetti di pianificazione che l'amministrazione, che questa amministrazione ha maturato, ci hanno portato poi a sviluppare nell'ultimo periodo una versione di piano controdedotta, che ha controdedotto quindi alle osservazioni e alle riserve che sono giunte dalla provincia. Questo piano è stato approvato, trasmesso in provincia, e la provincia, con decreto del presidente a firma del vicepresidente, nel nostro caso perché il presidente è anche il sindaco del comune di Rimini, la provincia ha espresso l'intesa condizionata ad alcune ultime osservazioni e riserve. Quindi il piano è stato definitivamente aggiornato rispetto a queste ultime riserve ed è stato, come dicevo prima, definitivamente approvato il 15 di marzo. Non è efficace dal momento della sua approvazione in Consiglio Comunale, ma anch'esso diventa efficace con la sua pubblicazione sul BUR, quindi il 6 di aprile prossimo. Come dicevo, sì, il periodo è stato questo. Adesso abbiamo fatto questa slide dove si riepilogano un po' i diversi passaggi che vi ho già peraltro descritto, e quindi adesso cerchiamo di darvi alcune prime informazioni sui contenuti sostanziali di questo strumento. Intanto parliamo dell'ambito non residenziale, quindi prettamente produttivo. Il passaggio tra il piano strutturale adottato, qui lo vedete in termini numerici, non ha avuto per questo tipo di funzioni particolari modifiche. In realtà è sostanzialmente identico. 47 sono gli ettari che sono rimasti confermati per gli ambiti di espansione sovracomunale, la PEA, nella Valmarecchia, in prossimità del casello di Rimini Nord. I 24 ettari per attività manufatturiere sono diventati 27 semplicemente per un problema di modalità di calcolo, e gli ambiti di espansione per attività terziarie, commerciali e logistiche sono passati da 31 ettari a 37, solo perché abbiamo aggiunto la previsione del progetto Fai Bene, un progetto molto particolare a mare della statale, ma a monte della ferrovia, in prossimità di tale miniatura. Ecco, qui ci sono le slide dove potete vedere, ecco, vedete, è quella, se lo vedete col cursore, è quest'area violetta proprio a mare della statale Adriatica, in prossimità di Italia in miniatura. Questa tavola, vedete, rappresentano sia gli ambiti di nuovi insediamenti di tipo A e di tipo B, quindi quelli manufatturieri e gli altri. Per quello che riguarda invece il dimensionamento residenziale, qui abbiamo fatto, proprio per le motivazioni che diceva prima il sindaco, delle modifiche importanti. Intanto il piano strutturale adottato aveva una previsione teorica potenziale di 8.700 alloggi. E questo anche per evitare di avere una esatta definizione di quelle che erano le aree deputate a raccogliere, ad accogliere queste potenzialità, e quindi avere, come dire, degli interessi o delle evidenziazioni specifiche su queste aree. Quindi il dimensionamento era sovradimensionato rispetto alla potenzialità reale del piano. Potenzialità reale che invece è stata individuata nel piano strutturale adottato in 5.000 alloggi, corrispondenti ad un incremento demografico di 10.000 abitanti, che è il trend che dal punto di vista delle valutazioni dell'evoluzione della nostra popolazione è prevedibile nell'arco dei 15 anni di validità di questo strumento. Sono 5.000 alloggi che erano previsti tutti realizzabili, quindi negli ambiti di un nuovo insediamento, quindi attraverso il terzo strumento che prevede la legge 20, il POC,
ed era di questa quota una quota molto trascurabile, quella attuabile solo attraverso il RUE, quindi con interventi edilizi diretti. Le modifiche importanti che sono state decise, quindi apportate al piano strutturale approvato, invece hanno portato a delle differenze che adesso io qui le riassumo e poi Lorenzo ve le spiegherà meglio nel dettaglio. La capacità insediativa complessiva del piano strutturale è stata ridotta da 5.000 alloggi a 4.000, quindi una riduzione del 20%, e la novità importante è che di questi 4.000 alloggi, che saranno realizzabili tramite POC, 1.000, quindi per circa 2.000 abitanti, saranno attuabili tutti attraverso interventi diretti, quindi disciplinati dal RUE. Ecco, già prima, da subito, cominciamo a capire un diverso orientamento di questo strumento, più vocato ad un'attenzione verso il recupero, la riqualificazione dell'esistente, piuttosto che pensare ai nuovi ambiti di insediamento, così come nella versione adottata. Sul tema delicato del consumo di suolo, sappiamo un po' tutti che o la Regione o lo Stato stanno ragionando su questo tema. Dobbiamo però anche dire che il nostro piano strutturale, che prevede, come dicevo prima, 4.000 alloggi attuabili tramite POC, potranno essere 4.000 alloggi realizzabili tutti all'interno del territorio urbanizzato, quindi possiamo affermare senza consumo di suolo. Si può evidentemente utilizzare anche le ANS, si potranno anche utilizzare le ANS fuori dal territorio urbanizzato, ma questa specificazione per noi è stato un elemento importante proprio per, di nuovo, esplicitare al meglio l'intendimento, le finalità di questo strumento. Ecco, qui vedete rappresentate, sì, immagino più o meno riusciate a individuarle, gli ANS blu sono quelli fuori dal territorio urbanizzato, quelle rosso invece sono all'interno del territorio urbanizzato. Sia il piano strutturale che il RUE, poi Lorenzo mi aiuterà a spiegare meglio, contengono evidentemente anche delle norme transitorie che servono per poter gestire anche gli strumenti già in essere, già approvati, già vigenti, convenzionati e quant'altro. Ve li spiegheremo meglio, poi avremo modo di approfondirli, per dare continuità comunque anche in qualche modo a quello che i precedenti strumenti urbanistici avevano dato avvio, avevano dato corso. Ecco, questa è la slide della versione adottata, questa ultima è la versione approvata. Come vedete, se vi ricordate, rispetto alla prima, evidentemente c'è il sostanziale, importante stralcio di tutte le aree verso Rimini Nord, in zona Viserba, Torre Pedrera, per intendersi. Ecco, questa tabella è significativa perché proprio a livello di numeri rappresenta questa sostanziale diversa impostazione, cioè da un piano strutturale adottato che prevedeva gli ambiti di nuovo insediamento fuori dal territorio urbanizzato per 188 ettari, il piano strutturale approvato ne prevede soltanto 86, quindi una riduzione del 55%. Addirittura negli ambiti ad alta vocazione produttiva, gli AVP, da 27 ettari si passa a zero, quindi una riduzione del 100%, quindi di nuovo lo spirito, la volontà di concentrarsi in ambiti diversi di territorio, quindi urbanizzato. Questa è una slide che non so se vi ricordate, è rimasta comunque identica il criterio di ripartizione delle superfici attraverso i tre diverse tipologie di ANS, tipo A, tipo B e tipo C, e per le nuove aree di espansione è rimasto invece inalterato, quindi i principi perequativi e gli indirizzi sui diritti edificatori sono gli stessi già conosciuti in fase di adozione. E semplicemente posso ricordare, insomma, che le ANS di tipo A sono quelle più prettamente vocate all'edificazione, quindi contengono il proprio diritto edificatorio, il diritto edificatorio che verrà trasferito, maturerà in altre aree, decolla e atterra, oggi utilizziamo questi termini, in queste aree, ANS A, l'aggiunta eventualmente di superfici per gli oneri aggiuntivi, la quota del 20% di ERS prevista per legge 20, il resto delle aree
circa un 50%, quindi della superficie territoriale, sarà invece quella ceduta al comune per le dotazioni territoriali. Diversi sono le caratteristiche degli ANS B, perché su queste aree ci sarà soltanto il proprio diritto edificatorio, e poi vi facciamo vedere come, dove si individua e come è stato determinato, la quota ERS, il resto, quindi diciamo un 70-80% della superficie territoriale, dovrà essere ceduta al comune per le dotazioni. L'ultima tipologia di ambiti di nuovi insediamenti è la tipologia C, che per una serie di motivi e di caratteristiche è quella che fa maturare diritti edificatori, che però non possono essere realizzati in quel contesto ma trasferiti nel contesto ANS A, perché quell'area dovrà essere ceduta interamente all'amministrazione comunale per tutte le dotazioni territoriali. Quindi questa è la logica e la chiave di lettura delle tre tipologie di nuovi ambiti di insediamento. Ecco, questa slide rappresenta la diversa configurazione delle tavole principali del PSC. Il PSC è composto, fra tutti i diversi temi e argomenti, da 140-128 elaborati, e poi in qualche modo ve li facciamo vedere e cerchiamo di individuare con voi quelli che saranno presumibilmente di maggiore utilizzo e consultazione. Ma le tavole significative sono le tavole 2 e la tavola 3, e come vedete già in questa semplice rappresentazione grafica, il passaggio tra la tavola adottata e quella a destra approvata già evidenzia una serie di modifiche. La tavola 2 del PSC approvato è evidentemente molto più parlante, è assolutamente coerente e conforme alle idee, agli obiettivi, alle finalità che sono state espresse e contenute nel documento di atto di indirizzo del master plan. Quindi l'idea, vedete, della città, del centro storico che si allarga ai borghi, del rapporto con le frazioni, il tema del parco del mare, e quindi, come dire, anche la tavola 2 di rappresentazione ideogrammatica delle finalità, degli obiettivi del piano strutturale ha subito alcune importanti modifiche in fase di approvazione definitiva. Quindi, tanto per essere chiari, la tavola 2 del piano strutturale vuole rappresentare gli obiettivi generali del piano, che il piano intende realizzare, a valore di indirizzo per le scelte progettuali che saranno gestite e quindi definitivamente approvate con il primo POC, o comunque con i POC che seguiranno. Gli ambiti sono rappresentati, come dicevo prima, con indicazioni ideogrammatiche, proprio perché il piano strutturale è molto diverso da quello, dal piano regolatore, evidentemente, che già conosciamo. Quindi il piano dà degli indirizzi, degli obiettivi ai quali la città, il disegno della città vuole perseguire, quindi l'idea dell'esistente, della città costiera, il parco del mare in particolare, e dello sviluppo della città attorno al centro storico, i suoi borghi e le frazioni. In questa tavola abbiamo rappresentato anche le ANS, che sono rimaste confermate e che sono, come dicevo prima, sulla base di alcune delle riserve della provincia, ma anche di alcune scelte di pianificazione, le ANS che sono più vicine al territorio già urbanizzato. Quindi di fatto la scelta che è stata operata è stata quella di eliminare quegli ambiti più periferici, più esterni, che non contribuivano al disegno unitario e completo della città. Quindi sono state mantenute quegli ambiti che servivano per ricucire gli sfrangiamenti del tessuto urbano. Per quello che riguarda la tavola 3, è una tavola che ha finalità diverse, insomma, riguarda sia l'assetto della mobilità ma anche l'individuazione più specifica dei diversi ambiti, e anche questa tavola ha subito delle modifiche, perché evidentemente il trascorrere dei 5 anni in sostanza tra l'adottato e l'approvato ha
portato nel frattempo all'esecuzione di tutta una serie di interventi, parlo anche in particolare della viabilità, il filadritto, gli interventi, lo sfondamento di via Tonale, alcune previsioni di viabilità che non avevano più esigenza di essere proprio per la soppressione di alcune previsioni di ambiti di nuovi insediamenti, la ridefinizione di alcuni concetti. Quindi, come vedete, adesso qui forse è meno evidente, ma nel dettaglio lo potete vedere meglio, anche la tavola 3 ha subito tra la fase di adozione e approvazione una serie di modifiche, ma come dire, quello che sarà poi importante è la tavola del PSC approvato, quella che sicuramente è operativa, come dicevo prima, dal 6 di aprile. Il piano strutturale ha anche il compito di dettare a RUE una serie di indirizzi proprio per la natura stessa del piano strutturale. In particolare, poi lo vedremo meglio, alcuni indirizzi che il PSC ha dettato rispetto all'elaborazione del RUE, proprio perché, lo dicevo in fase di adozione, siamo arrivati ad adottare il PSC nel 2011, dicevo all'epoca arriviamo ben ultimi perché così raccogliamo tutte le modifiche che la legge 20 del 2000 ha ricevuto. Anche in questo caso oggi mi tocca dire la stessa cosa, con tutti i cambiamenti, le modifiche normative, le interpretazioni, le sentenze che nel frattempo ci sono intervenute, siamo riusciti a cogliere anche queste nuove opportunità. Quindi sinceramente il nuovo PSC e il RUE riescono a raccogliere, ad accogliere queste novità normative e quindi, come dicevo all'inizio, possono dare strumenti importanti per intervenire soprattutto sul patrimonio esistente. In particolare mi riferisco all'introduzione nella legge 20 dell'articolo 7 ter, che riesce finalmente ad identificare, a classificare come interventi di interesse pubblico alcuni interventi sul patrimonio edilizio esistente, proprio perché la finalità di questo articolo è quella di favorire, come stiamo dicendo, l'intervento sul patrimonio edilizio esistente. Quindi tutti quegli interventi che sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adeguamento o al miglioramento sismico, all'eliminazione delle barriere architettoniche, al rispetto, al raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari, questi interventi che hanno queste finalità, che possono essere effettuati praticamente in tutti gli ambiti territoriali individuati dal PSC, quindi negli ambiti urbani consolidati, anche quello turistico, quelli produttivi anche in territorio rurale, possono utilizzare questa norma che consente, tramite il RUE, poi lo vedremo, incrementi della superficie complessiva fino addirittura al 25%. In realtà è un 20% che arriverà dalla piena applicazione del regolamento della bioedilizia che è stato approvato l'anno scorso dal Comune e circa il 5% per gli altri interventi, gli altri tre interventi, quindi il sismico, le barriere architettoniche e i requisiti igienici. È importante questo nuovo articolo perché su delega del Governo finalmente in qualche modo si riesce ad applicare, diciamo così, una deroga ai decreti, al decreto 1444 del 68, in particolare agli articoli 7, 8, 9 che sono relativi alle densità, le altezze e le distanze, cose che sicuramente voi conoscete bene perché sono i problemi con i quali ci si dibatte quotidianamente. Questa norma in qualche modo consente quindi di poter derogare e il RUE raccoglie questa possibilità e la disciplinerà e lo vedremo prossimamente. Un intervento importante anche che è stato fatto su delega del PSC nel RUE, quindi stiamo ancora però parlando di PSC, è stata l'introduzione di almeno un paio di nuove di opportunità, una già prevista nel PSC adottata, una aggiunta adesso proprio in coerenza con quello che stiamo dicendo fino adesso, che riguarda l'intervento di riqualificazione del comparto turistico alberghiero. Il piano adottato prevedeva già una possibilità, cioè quella attraverso i principi della perequazione urbanistica, di poter demolire strutture alberghiere obsolete
trasferirle in toto nei nuovi ambiti di insediamento con la trasformazione della destinazione da alberghiero in residenziale, ma in un contesto diverso, adeguatamente individuato e qualificato, per poter liberare le aree, quindi consentire le strutture alberghiere obsolete, non più sul mercato, di potersi trasformare in maniera opportuna in qualcos'altro. Ma a questa opportunità, che evidentemente poteva essere solo gestita dal POC e quindi con un'opportunità realizzativa diluita nel tempo, perché il primo POC lo si potrà fare, speriamo, con l'insediamento della nuova prossima amministrazione, avrà un tempo di gestazione, domande, accoglimenti, stipula di accordi, quindi l'esigenza di procedere invece in tempi brevi, sempre più brevi, alla definizione di strumenti urbanistici per consentire, laddove possibile, gli interventi edilizi, ci ha portato a disciplinare nel RUE una ulteriore possibilità, quindi nel RUE, quindi attraverso interventi di edilizia diretta, in questo caso convenzionati, che prevedono un meccanismo molto simile, cioè qualora si sia in presenza di una struttura alberghiera che ha bisogno e vuole riqualificarsi, può assorbire e accogliere la superficie di una struttura alberghiera nelle vicinanze, accorparla, e liberando così anche aree a terra per servizi, piscine, parcheggi, verde e quant'altro, e questa operazione può anche usufruire, come dicevo prima, degli incrementi di superficie dovuti all'applicazione del 7 ter, quindi diciamo anche al massimo questo 25% di ulteriore incremento. È ovvio, lo sappiamo tutti, queste sono opportunità che andranno misurate poi sul caso, sul terreno, perché evidentemente le situazioni esistenti sono spesso specifiche, quindi le volumetrie esistenti, le distanze dai confini, le distanze dai fabbricati adiacenti e quant'altro sono evidentemente dei condizionamenti importanti, non da ultimo insomma anche gli aspetti economici, perché assorbire una struttura alberghiera adiacente, praticamente credo demolire e ricostruire la propria, inglobando questa, è un impegno anche dal punto di vista imprenditoriale, economico, importantissimo, ma ribadisco, l'urbanistica può, deve dare delle norme, sta poi ai cittadini, agli imprenditori poterli cogliere, perché non avere le norme significherebbe neanche poterli pensare questi interventi. Per quello che riguarda il RUE, sì, anche qui il percorso è leggermente semplificato e diversificato rispetto al PSC. Il RUE ricalca il percorso classico vissuto fino ad oggi degli strumenti urbanistici, quindi dall'adozione, fatta la fase delle osservazioni, si può arrivare dopo le controdirezioni e le riserve della provincia all'approvazione, diciamo così, in casa, senza l'intesa di cui abbiamo parlato prima del PSC. E anche il RUE ha avuto la sua gestazione ed è stato approvato sulla base dell'articolo 33 e 34 della legge 20, perché abbiamo dovuto utilizzare anche la procedura dell'articolo 34, perché il nostro RUE ha anche una disciplina di piano particolareggiato per alcuni comparti, quindi per norma abbiamo dovuto seguire anche la procedura prevista dall'articolo 34. Il RUE è stato approvato nella stessa giornata, nella stessa serata dello scorso 15 marzo, la delibera è il numero 16, quella immediatamente successiva, e anch'esso è stato trasmesso in provincia e in regione insieme ai due precedenti strumenti, e quindi verrà pubblicato il 6 di aprile, e quindi anche il RUE entrerà in vigore il 6 di aprile. Velocemente, già ormai li conosciamo, le differenze tra i tre strumenti, piano strutturale, RUE e POC. Evidentemente a RUE compete la disciplina degli interventi edilizi diretti e ordinari, mentre le trasformazioni più importanti, sostanziali, sono delegate allo strumento POC, e quindi come dire, il PSC definisce le strategie di carattere generale, il RUE interviene sull'esistente e il POC invece disciplina i nuovi interventi che saranno realizzati a seguito di bando e sottoscrizione di accordi di pianificazione. E la procedura, lo dicevo prima, è quella dell'articolo 34,
Gli obiettivi principali che ci siamo dati nel RUE, come dicevo prima, sono in particolare per l'ambito, spiego anche un attimo gli acronimi, AOC vuol dire ambito urbano consolidato, T turistico, quindi poi nella spiegazione vi faremo vedere meglio, evidentemente il territorio è stato suddiviso così come per legge nei tre principali ambiti, territorio urbanizzato, urbanizzabile, tutto il resto è territorio rurale. Lo dico come battuta anche un po' per distrarvi, se no l'illustrazione può essere pesante. Abbiamo contestato alla regione che nella nostra regione Emilia-Romagna questa classificazione non contempla l'Arenile. E praticamente, se così è, l'Arenile dovrebbe essere formalmente classificabile all'interno del territorio rurale. Ci siamo un po' vergognati nel farlo, abbiamo inserito in leggenda l'Arenile un po' a parte, giocando un po' con le scritte, e dovevamo formalmente rappresentarlo nel territorio rurale, e questo però è un tema importante perché, come nota, l'Arenile da un lato per legge quindi sembrava dovesse essere in territorio rurale. E essendo un piano attuativo realizzato attraverso un piano particolarizzato dovrebbe essere destinato a POC, e c'è anche una delibera regionale, di giunta regionale, che riguarda le deleghe del demanio, che prevede addirittura per il piano dell'Arenile che questo sia realizzato all'interno del RUE, quindi nel territorio urbanizzato. Mi sembra che delle tre ci siano tutte e tre, non ci si capisce più nulla. E, come dicevamo prima, per fortuna abbiamo l'opportunità di partecipare a questi lavori della regione. La legge regionale che si sta già elaborando sarà molto innovativa e sicuramente dovrà porre una soluzione definitiva al tema anche dell'Arenile. Per quello che riguarda quindi subito a monte la zona turistica, gli obiettivi erano quelli evidentemente di consentire attraverso le norme il più veloce, il più possibile, interventi di riqualificazione dell'apparato alberghiero attraverso processi, stimoli ai processi di accorpamento delle unità edilizie, la dismissione delle strutture ormai obsolete fuori mercato, tentando anche di perseguire una riduzione della densità complessiva nell'ambito turistico, proprio per cercare di recuperare spazi, soprattutto terra, per servizi, e comunque cercare di incrementare non tanto la capienza delle camere, quindi i posti letto, ma soprattutto cercare di consentire gli incrementi degli spazi a servizio, degli spazi di soggiorno all'aperto e per il benessere. E le norme che poi vedrete mirano quindi alla conservazione sostanziale della destinazione alberghiera ed escludono in maniera drastica l'incremento conseguente e correlato della funzione residenziale. Quindi non si favorisce il cambiamento di destinazione da turistico a residenziale, non con questi meccanismi, perché si vuole evidentemente stimolare e dare alcune opportunità proprio alla riqualificazione della nostra industria principale, che è l'industria alberghiera. È stato inserito il progetto del Parco del Mare, voi tutti sapete dell'iniziativa dell'avviso, sono arrivate circa 200 proposte per la realizzazione del Parco del Mare, limitatamente poi al tratto Porto Canale Miramare. Quindi credo sicuramente in un successo dell'iniziativa, e già gli uffici stiamo lavorando per esaminare le proposte, quindi speriamo anche qui in questo caso di poter perseguire questi obiettivi di rinnovamento, di riqualificazione del nostro attuale lungomare, del waterfront della nostra città. In più anche nell'ambito turistico abbiamo cercato di mantenere e quindi di privilegiare alcuni interventi, soprattutto quelli di conservazione degli edifici, i cosiddetti villini di pregio storico-culturale. E, per le attività produttive anche in questo ambito abbiamo fatto uno sforzo importante
Perché oltre alle possibilità di incremento che dicevo prima del 7 ter, abbiamo fatto un'operazione in realtà estesa a tutti gli ambiti, ma in particolare anche per gli ambiti produttivi. Abbiamo aggiunto, abbiamo esteso, ampliato le possibilità di destinazioni d'uso, proprio perché la situazione è, come dire, agli occhi di tutti. E quindi mantenere in maniera molto rigida destinazioni o artigianali o produttive o manufatturiere o altro, evidentemente impediscono il riuso di queste strutture edilizie. E quindi da questo punto di vista abbiamo inserito un'area abbastanza vasta, ampia di possibilità, che consentono quindi l'insediamento di destinazioni evidentemente compatibili, non in contrasto con la destinazione principale, e quindi la possibilità di inserire palestre, addirittura anche ampliare la funzione residenziale, negozi, locali da spettacolo, ballo, artigianato di servizio, associazioni culturali, quindi cercando di ampliare la gamma delle possibili insediamenti che cercheranno in qualche modo di rivitalizzare o di non creare zone addirittura abbandonate, perché le precedenti attività in qualche modo sono di fatto sparite. Un altro tema molto delicato è stato anche quello del territorio rurale, ambito particolarmente curato sia dal PTCP che dalla legge 20, e come sapete probabilmente abbiamo dovuto intervenire sulla norma per quello che riguarda la nostra caratteristica particolare dei ghetti, ma anche in tema di ampliamento delle unità immobiliari. Il territorio rurale deve essere prioritariamente vocato a mantenere e incentivare l'attività agricola, quindi evidentemente le norme sono finalizzate a questo obiettivo principale. Tutto ciò che non è attività di azienda agricola, quindi insediamenti civili nel forese, attività artigianali, produttive, ristoranti e quant'altro, sono, come dire, sopportati, quindi accettati nel loro stato di fatto, ma con nulle o appena comunque ridotte possibilità di ampliamento o di miglioramento. Questo proprio perché abbiamo dei condizionamenti al momento ancora molto forti dalle normative sovraordinate, che per esempio ci hanno impedito una volontà che in qualche modo l'amministrazione aveva espresso di incrementare per esempio le unità immobiliari in edifici che in campagna sappiamo essere oggi di superfici comunque eccessive rispetto alle esigenze. Parliamo di appartamenti sopra i 100 metri quadrati, 140, 150, che evidentemente con un frazionamento potevano consentire anche, come dire, situazioni familiari o quant'altro possibili, ma le normative sovraordinate, in particolare le riserve della provincia, ci hanno impedito questa possibilità, che è rimasta in maniera forse un po' particolare, per certi versi comunque si capisce, limitata agli edifici che hanno caratteristiche di pregio storico. Questo perché evidentemente, cercando di mantenere in essere quegli edifici che hanno queste caratteristiche storico-architettoniche testimoniali, la possibilità di consentire solo in quei casi il frazionamento può consentire interventi di recupero, di riqualificazione. Questa è un po' la motivazione che è stata espressa. E sul territorio rurale, anche in questo caso, poi lo vedrete, abbiamo fatto un po' la rivoluzione, e la normativa è stata ricomposta in maniera molto innovativa ed è particolarmente suddivisa tra, come dicevo prima, le aziende agricole, quindi tutte le attività delle aziende, di edifici che appartengono alle aziende agricole, rispetto a tutto il resto di attività e di destinazioni. Io avrei concluso questa prima mia fase, come dire, lo dicevo dall'inizio, di inquadramento e di prima informazione su tre strumenti. Lascerei la parola